Le volevo chiedere, il signor Mineo era un cliente vostro? Veniva spesso qui? Il nuovo capo della cupola, Settimo Mineo, l'erede di Totò Riina, ha incontrato 4 volte il boss di Passo di Rigano, Francesco Inzerillo, il fratello di Salvatore, uno dei mafiosi più autorevoli di Palermo che Riina uccise nel 1981. Mineo è arrivato fino al negozio di Inzerillo, in via Castellana. Si dice che fosse il capo della cupola addirittura. Non lo conosciamo noi. Veniva qui sporadicamente soltanto per acquistare qualche cosa. Ma non lo conosciamo, non so di chi parla. Forse proprio a Passo di Rigano si è tenuta la riunione della cupola il 29 maggio. Ma quanto contano oggi gli Inzerillo tornati dagli Stati Uniti dopo un lungo esilio? Qui l'11 maggio 1981 fu ammazzato Salvatore Inzerillo, uno dei capi della mafia palermitana, sterminati da Totò Riina. Nelle sue tasche il commissario Ninni Cassarà ritrovò un biglietto con alcuni numeri di telefono svizzeri. In quel biglietto c'è probabilmente la chiave per scoprire il tesoro della mafia perdente, tesoro che non è stato ancora sequestrato. Perché hanno ucciso suo fratello? Dopo Natale, vero? Signor Francesco, Palermo è cambiata o ancora la città? Mi dispiace, non mi viene da dire.